Celebrata nella parrocchia Santa Maria Consolata di Messina la 97esima giornata mondiale per le migrazioni dal tema Una sola famiglia umana, visitato dall'arcivescovo anche il centro di accoglienza per stranieri Don Luigi Orione. La Chiesa celebra la giornata mondiale delle migrazioni, occasione di riflessione e preghiera per aiutarci a riconoscere in ogni fratello la presenza del nostro Signore. In un mondo che rischia di rinchiudersi in rinnovati individualismi e particolarismi, di escludere più che includere le persone, la Chiesa è chiamata ad essere segno e strumento di unità con tutto il genere umano, perché ogni uomo sia considerato un fratello e il mondo una casa comune, una sola famiglia umana. E questo è il tema scelto dal Santo Padre Benedetto XVI per la 97esima giornata mondiale per le migrazioni, celebratasi domenica 16 gennaio scorso. L'ufficio diocesano Migrantes quest'anno ha coinvolto la comunità parrocchiale di Santa Maria Consolata di Messina per vivere un grande momento di festa. Significativa la presenza di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Lapiana, che ha voluto anzitutto visitare il centro di accoglienza per stranieri Don Luigi Orione, realtà operante dal 1993, per dare l'opportunità agli immigrati di condividere un pasto caldo, di usufruire di una doccia, ricevere vestiti di ricambio, in un ambiente accogliente e caloroso anche per la notte. È una gioia molto grande avere l'arcivescovo in mezzo a noi, in quanto per noi è uno stimolo a continuare il nostro servizio che la Casa d'Accoglienza compie dagli inizi degli anni Ottanta. È stata per opera di Don Caglione, Don Crucitti, miei predecessori qui al Don Orione, che hanno iniziato la Casa d'Accoglienza in Via l'Europa, con l'aiuto poi di l'attuale arcivescovo di Agrigento, Monsignor Montenegro, e i volontari della Casa della Parrocchia di San Clemente. Da allora, ecco, i nostri volontari continuano giorno dopo giorno a servire le persone più bisognose che per tanti motivi dall'estero vengono in Italia, spesso in situazioni disperate perché soli e abbandonati. La celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo è stata preceduta da un momento di accoglienza scandito dai ritmi e dai segni delle comunità straniere presenti. Nella sua omelia il presule si è soffermato sul tema di quest'anno. È bello constatare che qui in questa chiesa oggi siamo presenti un po' provenienti da tutto il mondo. Quei drammi colorati stanno a dire che, ecco, questa nostra comunità oggi ha un volto mondiale. È bello riconoscersi membra di unica famiglia umana. È il tema che il nostro Papa Benedetto XVI ha voluto offrire a tutta la comunità mondiale in occasione di questa giornata delle migrazioni. Una sola famiglia umana. Perché tutti apparteniamo ad un unico popolo, perché tutti siamo parte viva di questa umanità che viene dal cuore di Dio, dall'amore del Padre e che cammina per ritrovarsi insieme nell'unità e per l'eternità. In una chiesa gremita di gente che ha partecipato compostamente a vari momenti della celebrazione, l'arcivescovo ha conferito il sacramento della confermazione ad una settantina di giovani delle comunità filippina e srilanchese. Abbiamo ascoltato il direttore dell'ufficio diocesano Migrantes, il diacono Santino Tornesi. Perché così tanta attenzione da parte della Chiesa e anche della nostra Chiesa locale su questa giornata? Perché per la Chiesa la presenza dei migranti sul nostro territorio viene letta come un dono, un segno di Dio nei confronti della sua Chiesa, e la Chiesa si deve sentire interpellata
per lavorare sul versante dell'integrazione, che non è soltanto un'integrazione sociale, ma è anche un'integrazione ecclesiale. I migranti hanno tanto da dare alla nostra Chiesa, hanno tanto da dare alle nostre comunità. Chiedono di essere integrati, chiedono di avere spazio, chiedono di poter dimostrare che non sono solamente dei buoni lavoratori capaci di lavorare nelle nostre famiglie, di stare accanto ai nostri anziani, ma sono delle persone che si sono portati con sé un bagaglio di fede che è propria della loro cultura e che la vogliono condividere con noi per arricchire la nostra chiesa locale. Il tema di quest'anno dice una sola famiglia umana. Cosa vuole esprimere? Vuole esprimere per noi quel desiderio che davvero nessuno si senta più straniero nella Chiesa, perché la Chiesa non è straniera a nessuno. Ma tutto questo non può e non deve rimanere uno slogan. Appunto per questo il nostro arcivescovo ci ha detto che questa Chiesa locale sente il desiderio di stare accanto ai migranti. Percepisce la nostra Chiesa locale la difficoltà dei migranti in un paese dove purtroppo la legislazione non li aiuta ad integrarsi, dove la legislazione precarizza la loro presenza. Allora ci diceva l'arcivescovo, noi dobbiamo stare lì accanto a loro per dimostrare che la loro presenza è ricchezza e dare loro la possibilità di diventare protagonisti all'interno della nostra società. Ma come ci diceva l'arcivescovo, l'importante è che la comunità cristiana faccia diventare protagonisti migranti anche all'interno della nostra chiesa locale. Abbiamo da poco concluso la celebrazione eucaristica nella quale il nostro arcivescovo ha confermato circa 70 giovani provenienti, potremmo dire, da tutto il mondo, ecco, una grande festa di popoli. Oggi questa parrocchia ha visto tanta gente partecipare. Ma io penso che la cosa più bella è che sta pagando un po' sul versante delle strategie che l'ufficio Migrantes mette in atto è quella di cambiare ogni anno la parrocchia di accoglienza, dare la possibilità alle nostre comunità parrocchiali di vivere in prima persona questa esperienza, un'esperienza condivisa già dalla preparazione della giornata, dove la comunità di accoglienza entra in contatto con le comunità dei migranti, insieme preparano la celebrazione, insieme preparano la giornata. E così come sta succedendo in questo momento, alla fine condividono anche attorno ai sapori dei cibi che provengono da quei paesi il desiderio di vivere nella convivialità delle differenze. Io penso che sia questo il risultato che fa dire a questa chiesa, che fa dire al pastore di questa chiesa, noi stiamo andando sulla strada della vera integrazione ecclesiale. Possiamo dare alle nostre comunità qualche indicazione sul versante dell'integrazione? Assolutamente sì, possiamo dire alle nostre comunità che devono attenzionare soprattutto i giovani migranti, le seconde generazioni. Come ufficio Migrantes stiamo puntando su di loro e allora diciamo alle nostre comunità parrocchiali aiutate questi giovani. Sono un grosso volano per l'integrazione sia sociale che ecclesiale, però dobbiamo attenzionarli, dobbiamo dare loro delle opportunità, dobbiamo dare degli spazi di incontro, degli spazi di aggregazione, perché il loro protagonismo diventi davvero utile al processo di integrazione. Insieme a loro pensiamo alle famiglie migranti. Io penso che piuttosto che aspettarli, dobbiamo andare ad incontrarli nelle scuole, nei posti di lavoro, nei nostri condomini. Dobbiamo, così come ci indicava l'arcivescovo nella sua precedente lettera pastorale, dobbiamo davvero usare quella pastorale d'ambiente che è capace di raggiungere le persone, in questo caso i migranti, laddove vivono, laddove operano, laddove si attendono di essere accolti e di avere una presenza reale di questa Chiesa.